Giorgio Mastrota. Tu con Natalia Estrada eravate un po' i Fedez Ferragni dell'epoca, no? Cioè... No, pensa, no, una cosa che fa molto ridere, che quando... Ridere, a me non ha faccio... Però quando ci siamo separati, fa ridere te, fa ridere loro, sei cretino. Però ero uno dei più famosi, che poi, come ben sai, quando ci si separa non ci si è concorrenti, sì, sì. È vero, sono cose che si dicono, però io ero la parte del cornuto, cioè ho fatto, ecco. Sì. E l'hanno detto al TG5, avevo delle grandi pacche, cioè andavo al macellaio, dai, vabbè, dai, la vita continua. Quindi, dai, quindi tutti quanti, dai, sì. Dopo un mese, dai, ma basta, cioè, basta. Sì, certo, sì. Non ne posso cioè, più. Te ne fai una ragione? Sì. Però, diciamo, nei mercati rionali, nelle portinerie, nei supermercati, quelli low cost, non quelli sì. Un po' più fighi. Cioè quelli sì, così, sì. Le signore di sopra i 75-80 anni, che è un po' il mio pubblico di riferimento, sì. Sono delle maiali. No! Cosa hai detto? No, mi sono distratto. No, sono molto più libere. Cioè, alla cassa, uela, che bello! Il più no, sbanacciato. Però quando... No, sono un po' più libere. Sono un po' più libere. Ho invitato una persona a cena. No! Sì! Però! Ma scusami! No, non mi fare incazzare, Ale. Ma in qualche modo, cuciniamo. In qualche modo faremo. Grazie. Insieme ce la possiamo grazie, fare. Grazie, pugnetto mio. Grazie a te, pugnetta mia. Cioè, pugnetta mia, nel senso. Pugnetta, vabbè.